La confezione del recorder. Il flauto dolce, acustico ed elettronico. Apriamo ora la scatola e vediamo il contenuto. Ecco qua, la scatola contiene il flauto dolce, rosso, il recorder. Poi all'interno gli accessori, un cavo USB, un tappino per la modalità elettronica, uno scovolo per la pulizia e le istruzioni per l'uso veloce. Possiamo notare nel flauto dolce le varie parti che lo compongono. Il becco, che ha un sensore capacitivo, così pure i tre pulsanti sormontati da un LED e tutte le parti appunto relative alla tastiera, dove ci sono i fori che sono dei sensori touch. Sulla parte laterale dello strumento abbiamo la connessione USB per la ricarica, oltre al tappo che consente di suonarlo in modalità elettronica e senza tappo in modalità acustica. Vediamo ora come scaricare l'applicazione Recorder e come connettere il nostro recorder all'applicazione. Innanzitutto inquadriamo con lo smartphone il QR code nelle istruzioni e verremo portati immediatamente nella pagina Artinoise relativa allo scaricamento. In questo caso sceglierò l'App Store, dove troveremo l'applicazione Recorder che sceglieremo di scaricare. Una volta installata l'app, saremo pronti per utilizzarla. Apriamo l'applicazione e l'applicazione stessa vi chiederà di aprire e accendere il Bluetooth. Noterete che c'è una percentuale di scaricamento della Soundbank senza la quale non potremo ascoltare nessun suono dall'applicazione. Ma mentre si scarica la Soundbank, noi possiamo sicuramente connettere il nostro recorder. Innanzitutto accendiamolo toccando il tastino a cerchio che farà lampeggiare lo strumento. A questo punto, toccando il tasto Connect e toccando Start, vedremo apparire il nome del nostro recorder. A questo punto teniamo premuto il tasto a cerchio e connettiamo lo strumento. Siamo pronti per utilizzarlo. Nella schermata successiva ci sarà la possibilità di inserire le vostre credenziali e una password per registrarvi all'applicazione. Proviamo ora a suonare il recorder. Suoniamolo con diversi suoni. Il primo, in modalità default, è quella di un flauto dolce soprano. Ma possiamo cambiare questa modalità di default semplicemente scegliendone un altro dall'applicazione, l'oboe, ad esempio. Un altro suono che si può utilizzare è quello del violino. Oppure un altro suono che possiamo scegliere è quello del bandoneon. O un altro suono che possiamo ancora scegliere
È un suono percussivo, per esempio la batteria. O ad esempio un altro suono che possiamo utilizzare è quello del coro. Quindi possiamo scegliere qualsiasi suono, anche dei suoni elettronici. Tutto dipende dalla vostra creatività. La posizione della mano nel recorder è molto importante. Ricordiamo che i fori del recorder sono in linea, non lievemente spostati come nei flauti dolci tradizionali. E quindi occorrerà che la mano destra si posizioni in maniera da abbracciare lo strumento per ottenere così una migliore ergonomia. Ci aiuterà la conicità inversa dello strumento che porta le posizioni dei fori vicino alle dita. Noterete anche un'altra cosa particolare, che se tocchiamo dei fori non richiesti, il recorder non produce alcun suono. Quindi le dita devono rimanere quando si fanno note, le dita inutilizzate dovranno rimanere a una certa distanza, in modo che i sensori touch non rilevino delle posizioni scorrette e così il recorder non produca alcun suono. L'ultima raccomandazione riguarda il foro portavoce posteriore. Molti flautisti tendono a scoperchiare il foro in maniera da ottenere trasversalmente l'ottava. In questo modo invece nel recorder bisognerà schiacciare il sensore sotto, quindi la porzione di foro da utilizzare sarà quella inferiore. Non dimentichiamo di non utilizzare casse portatili in modalità Bluetooth. La latenza sarebbe insopportabile. Utilizzare l'app di recorder in background anche con altre applicazioni, per esempio YouTube. Pagina di configurazione dell'applicazione e del nostro recorder. La pagina è accessibile attraverso la pressione del simbolo in alto a destra della rotella dentata. Come vedete, il primo set che vi viene presentato è la scelta del tema grafico dell'applicazione. Quello che vedete, che avete visto negli altri video, l'abbiamo chiamato Kids, ma è possibile scegliere un tema che abbiamo chiamato Pro, un po' più tecnologico e scuro. Le caratteristiche dell'applicazione non cambiano. Il secondo punto di configurazione che trovate, molto importante, è il mode. Il mode è la modalità di utilizzo del vostro recorder. Breath, respiro o soffio, è la modalità classica dell'utilizzo di uno strumento a fiato. Quindi voi soffiate nello strumento e vengono emesse le note. Potete cambiare e utilizzare l'Hip Sensor, che sfruttando il sensore capacitivo di presenza della vostra bocca all'ingresso dello strumento vi permette di andare a gestire delle note e quindi della musica senza dover soffiare dentro lo strumento. Ultimo, ma non meno importante, è la modalità tastiera attraverso la quale voi potete utilizzare il vostro recorder appoggiato sul tavolo, come in questo caso, come appunto una tastiera o un controller MIDI. Le altre tab che vedete sulla sinistra sono per andare a configurare e personalizzare diverse modalità. Premendo sulla MIDI, la modalità
diciamo, base, vi permette di andare a cambiare la sensibilità del sensore di pressione interno rispetto al vostro, alla vostra forza di soffio. Quella di default è una scelta intermedia tra la bassa, quindi bassa soglia, quindi alta sensibilità, che è propria degli strumenti a fiato semplici come il flauto dolce, fino ad andare alla alta, high, che è invece quella di strumenti a fiato più importanti come il sassofono, ad esempio. Continuando a scorrere le tab di sinistra, avete notato sicuramente fingering, diteggiatura, dove potete andare addirittura a scegliere la tipologia di diteggiatura che utilizzate o che vorrete utilizzare sul vostro recorder. Andando a cambiare le diverse note, andate a trovare in qualche modo la diteggiatura che state utilizzando. È possibile anche crearne di nuove completamente e attraverso il simboletto dell'aeroplanino potete inviarcele e noi le valuteremo per l'inserimento nella prossima release dell'applicazione. L'ultimo tab, che si chiama Help, vi permette di scaricare il manuale dove sono spiegate nel dettaglio tutte queste cose e anche molte altre della schermata di configurazione. Ricordiamo che il nostro recorder è anche uno strumento MIDI Bluetooth standard che quindi può interfacciarsi con una gran varietà di applicazioni, sia su piattaforme mobili che su piattaforme desktop e vari sistemi operativi. In questo caso vi mostriamo molto velocemente come viene effettuata la connessione all'applicazione GarageBand di Apple su un iPad. Facciamo partire GarageBand. In alto a destra avete il simbolo di una cava inglese che vi permette di accedere alla configurazione. Tra queste impostazioni trovate l'impostazione avanzata e tra queste dispositivi MIDI Bluetooth. A questo punto, dopo aver acceso il recorder con la modalità che avete già visto negli altri video, lo vedrete apparire in coda ai tutti i vari dispositivi che avete già connesso. Allo stesso modo della nostra applicazione nativa, tenete premuto il tasto rotondo sul recorder e premete sul nome del vostro dispositivo, fino a che non vedete apparire la scritta connesso. A questo punto voi siete in grado di inviare messaggi di nota e di modulazione a qualsiasi applicazione, in questo caso GarageBand. Abbiamo selezionato uno strumento etnico cinese, l'Eru, e adesso lo suoniamo. Connessione del nostro recorder tramite MIDI Bluetooth a un dispositivo desktop basato su Windows o su macOS. Cominciamo con un MacBook Pro. Il sistema operativo di Apple dispone di un widget che si chiama Configurazione Studio MIDI, dove potete abilitare la visualizzazione dei dispositivi MIDI Bluetooth compatibili. In questo caso, dopo aver acceso tramite la pressione consecutiva di almeno 2 secondi sul tasto rotondo il nostro recorder, lo vediamo apparire nella lista della configurazione Bluetooth. A questo punto, allo stesso modo della nostra applicazione, tenendo premuto il tasto rotondo, premiamo connetti. Come ci dice la notifica del sistema operativo, il nostro recorder è stato portato a bordo del sistema macOS. A questo punto abbiamo preparato un'applicazione molto comune che è GarageBand con uno strumento virtuale che è un sassofono. Proviamo a vedere se funziona. Perfetto. Allo stesso modo, tornando sulla configurazione audio MIDI, è estremamente semplice disconnettere il recorder. È sufficiente premere il tasto disconnetti sulla lista. Come vedete, la notifica dice che non c'è più con la porta MIDI,
e il recorder inizia a lampeggiare pronto per una nuova connessione. Vediamo ora la connessione del recorder a un PC con Windows 10 in questo caso. Per prima cosa, dal nostro sito dobbiamo scaricare l'applicazione Recorder Bridge, che abilita una modalità di connessione tra recorder e il sistema MIDI di Windows per fare in modo che questo possa essere visto da tutte le applicazioni. Andiamo sul sito e lo scarichiamo. Alla stessa maniera dobbiamo scaricare un'altra applicazione che si chiama Loop MIDI, che aiuterà il sistema in questo senso, e installare entrambe le applicazioni. Noi le abbiamo preinstallate su questo computer. Lo step successivo è quello di fare il pairing del recorder con il sistema Bluetooth di Windows. Quindi, entrando nella finestra della configurazione e andando su Bluetooth e altri dispositivi, non facciamo altro che premere il più per aggiungere un dispositivo Bluetooth. Non appena accendendo il nostro recorder e vedendo il LED blu lampeggiante, possiamo scegliere Bluetooth e vedere che nella lista c'è il nostro recorder. Per portarlo a bordo, esattamente come abbiamo fatto su tutti gli altri sistemi operativi, teniamo premuto il tasto rotondo e clicchiamo sul nome del recorder. Come dice lo schermo, il dispositivo è ora pronto per l'uso. A questo punto premiamo Fatto e proseguiamo nella catena di programmazione. Il primo software che ci serve di far partire è MIDI Loop. Semplicemente lo facciamo partire e lo lasciamo lì da una parte. Ora dobbiamo invece eseguire Recorder Bridge. Recorder Bridge ci permette di portare nuovamente a bordo del sistema il nostro recorder, che come vedete viene già visto dall'applicazione. Teniamo premuto il tasto, clicchiamo sul nome del recorder e la parola ready ci informa che è stato correttamente installato sul sistema. Ora, dal menu a tendina, possiamo scegliere MIDI port come destinazione dei dati MIDI del nostro recorder. Shiftando sulla finestra di Loop MIDI potete vedere già che arrivano dei byte. Sono i byte dell'accelerometro, i messaggi MIDI dell'accelerometro del nostro recorder. Ora abbiamo installato una semplice applicazione audio che si chiama Sforzando, che ci permetterà di testare se tutto quello che abbiamo installato sta funzionando correttamente. Scegliamo uno strumento virtuale qualsiasi e vediamo se funziona il link. A questo punto il recorder è pronto per essere suonato in qualsiasi digital audio workstation o altri VST che avete.